sa che è deficiente, dicevo sempre, anche se perdi sempre non fa niente. È stato molto difficile trovare il paese perché il tom tom di Gigi che avevamo in macchina a un certo punto si è messo a parlare aramaico, però vedete che le squadre stanno entrando in campo, noi abbiamo subito una persona da intervistare che però se ne sta andando, cerchiamo di rincorrerla, ed è Miranda. Lo sa che il quartiere tra un po', tra pochissimi giorni potrebbe non esserci più perché il sindaco ha deciso di ricostruire una San Lorenzo 2.0 a pochi chilometri dal centro di Aosta, fatta di bitume, cemento armato, cupole come se fossimo sulla luna e tutti i servizi, ovviamente in particolare un distretto di polizia. Lei cosa ne pensa? Cosa ne penso? Diciamo che siamo... Siamo molto contrari a questa cosa, molto molto contrari a questa decisione del sindaco, anche perché il sindaco non ha consultato i cittadini della libera repubblica di San Lorenzo. Esatto. Si dicono indignati. Lei sa cosa ha detto il sindaco? Il sindaco sulla libera repubblica dice che siamo peggiori del federalismo di Miglio della Lega Nord di inizio anni 90. Ci chiede se vogliamo una nostra moneta, una nostra lingua, una nostra religione, dei nostri ministeri. Lei cosa risponde al sindaco? Sì. Caro sindaco, ha centrato il punto, noi vorremmo una moneta complementare che può essere solidale con le persone, che vogliamo cercare nuovi valori per la libera repubblica di San Lorenzo. Vorrei andar via di qua, ma non esisto lontano da te. La partita è appena iniziata da 5 minuti primi e la nostra squadra, la nazionale del nostro quartiere, l'Atletico San Lorenzo, sta perdendo di misura per 11 reti a 1. Purtroppo noi sappiamo che domani alla Libera Repubblica di San Lorenzo ci sarà un'assemblea riguardo a uno sversamento nucleare tenuto segreto dalle istituzioni nel quartiere e pensiamo che l'inquinamento nucleare stia agendo proprio 20 anni dopo sui nostri giocatori. Chiediamo il parere a un esperto di inquinamento nucleare, siamo qua con un dirigente oltretutto che ha studiato il termonucleare. Ha studiato termonucleare a Chernobyl negli anni 80. Cosa ne pensa lei? Secondo me Buffon ha scommesso su questa partita, non c'è altra spiegazione. Secondo me c'è lo zampino di Buffon. Stato sintetico e anche... Non voglio dire altro per non essere squalificato come dirigente. È stato sintetico anche un po' democristiano Tide Forlani, cioè l'ha portata su un altro discorso. Allora Alessio, dopo 5 minuti 12-1, che cosa è successo? Non lo so, c'ho qualche idea, ma devo parlare prima col portiere e col mister, perché 12 con 5 minuti non si sono mai visti. Lei sa che nel quartiere San Lorenzo, nel quadrante che sta tra via dei Sabelli e non ricordo più quale via, anzi via dei Reti, è stato scoperto un lago di Loch Ness con tanto di mostro. Non sarà che vedendo il mostro i giocatori si sono un po' spaventati? Ma sicuramente, questa cosa non la sapevo, però mo ci accerteremo della presenza del mostro. Stefano, buonasera. Allora, domani alla Libera Repubblica di San Lorenzo un medico, per niente allopata ma molto omeopata, parlerà di inquinamento nucleare, uno sversamento tenuto nascosto dalle istituzioni nel quartiere San Lorenzo. Forse 20 anni dopo questo inquinamento sta agendo sul fisico e la psiche dei nostri giocatori rendendoli dei brocchi? Credo che ormai sia troppo tardi, che infatti si vedono. Purtroppo sì. Parlarne può succedere. Non si sia sbagliato questo. E allora agire. Noi che siamo del quartiere, siamo interni, siamo cittadini di qualche lo abitano, come possiamo difenderci dalle scorie radioattive? Con la cristalloterapia? Non la conosco, però credo che insomma 5 gol che abbiamo preso oggi sono un esempio chiaro di come queste scorie ci sono già e le stiamo subendo tanto. Siamo qua con Pozzo, che cosa ne pensa lui di questa sconfitta dopo 11 minuti, siamo 11-1. Ti piace il cazzo?
ha risposto anche lui un po' alla forlaniana, portando il discorso su un altro argomento, ma andiamo da altre parti. Daniele Minetti. Ma no, non lo fate intervista. Dopo 11 minuti, 11 a 1, perché? La squadra ha dato il meglio ieri sera, secondo me. Scie chimiche per Andrea Arcovio, parlando in un articolo che ha scritto questa settimana per Cavalli e Segugi. Sì, qua stiamo giocando un po' come il Movimento 5 Stelle, partiti bene per poi perdere qualunque tipo... Solo che il Movimento 5 Stelle ha un ricambio generazionale. È stato difficile averlo ai nostri microfoni di Cavalli e Segugi, la rivista magazine del quartiere San Lorenzo che tanto vi pensa e tanto mi ama, ma abbiamo l'osteopata e un po' chiropratico dell'Atletico San Lorenzo, Mariano Aloisio. Se non fare nomi e cognomi, per favore, innanzitutto, cioè, che... già abbiamo, siamo partiti col piede sbagliato. E infatti sento un leggero dolore alla spalla destra. No, non è un problema. Non è un problema, è un problema di trigger point, però voleva rilasciarci un'intervista, Marco, un'intervista che aveva spontanea. Aveva la chiave. No, praticamente c'è stato un problema di autostrada e la squadra con tutta la tifoseria praticamente ha sbagliato strada, pensava di giocare a Gerano come l'anno scorso e quindi praticamente non sono entrati ancora in campo, aspettiamo un secondo tempo più dignitoso, grazie. Che difficilmente, raramente concede interviste, abbiamo l'attore di prosa drammatico Felix, detto Felix, cosa ne pensa di questo freno a mano, di questo shock anafilattico che stiamo subendo dopo 11 minuti, 11 a 1? Ma guarda, io vorrei esprimere un concetto che penso racchiuda un po', come posso dire, il pensiero di tutto il quartiere. A noi della partita non ce ne frega un cazzo, scontri, scontri, scontri! E il nichilismo di seconda battuta, il nichilismo 2.0, il nichilismo della democrazia liquida. Ovunque ti seguire, ovunque ti sostenere, e sarà, sarà. Tutte le ragazze negli anni 90, dopo aver visto i Take That, hanno sognato i Five e noi abbiamo ABS dei Five, ve lo ricordate, il gruppo dei Five che hanno fatto sognare le teenagers per anni. Poi si è riciclato come capitano nell'Atletico San Lorenzo, ma lui è soprattutto ABS dei Five. Che fine hanno fatto il gruppo dei Five? Hanno avuto problemi alla gola? Allora, come capitano ci dica una sua spontaneità. Ma soprattutto come membro dei Five ci dica un'altra spontaneità. Che cazzo sono sti Five? Prima di passare all'intervista al presidente sempre presente, intervistiamo una delle persone più presenti in queste trasferte. Allora, lei cosa ne pensa di questa partita? Ma dal punto di vista della messa in scena, della messa in campo della squadra. Ma quindi sarebbe il caso di intervenire sul mercato dalla sessione di gennaio? Acereto Romano, abbiamo trovato Acereto Laziale. Giustamente, vai, 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 vai. Abbiamo trovato un San Lorenzino degli anni 60. Ha visto Romolo Valli recitare il cinema Palazzo negli anni 60, allora ci dica le sue impressioni. Sarebbe meraviglioso, guarda, il pubblico così non l'ho visto mai. Mai, mai, mai? No, no. E allora valeva il prezzo del biglietto? Sì, sì. E cosa facciamo con il carabiniere che è arrivato adesso? Gli ribaltiamo la macchina? Te lo dico dopo. La nostra squadra, l'Atletico San Lorenzo, ha appena rimediato una sonora sconfitta per 34 a 1. Ma nonostante questo, il clima è molto gioviale e alto. Mariano sta facendo dei numeri che in realtà Freddie Mercury, lo so, non ho detto che in realtà Freddie Mercury se li sogna, sta quasi andando ad X Factor, ma noi abbiamo degli ospiti qua. Sono una famiglia di San Lorenzini emigrati dal... negli anni 40 per poi vendere le case a degli studenti fuori sede a dei prezzi proibitivi. Ragazzi, cosa dite? Prima di oggi non sapevo neanche che ci fosse una squadra di San Lorenzo, ma adesso ti farò sempre San Lorenzo! Ecco, grazie! Il massimo esponente della segreteria. Sono in silenzio stampa. Ha studiato datilografia, ragioneria a metà degli anni 90, è esploso in piena Tangentopoli. Siamo con Andrea, detto il greco. Andrea, questa partita è stata veramente, veramente, veramente una gran cacata, veramente. I giocatori sembravano intrisi di polonio o di uranio impoverito, non so. Esatto, questa cosa è qua. Ma cosa succede? Perché non prendete i farmaci giusti? Perché sbagliamo pusher. Allora, oggi al campo di Cerreto Romano c'è stato un caso incredibile. Un caso incredibile di abuso. Attenzione, c'è una telefonata in diretta. Telefonata in diretta. Ciao, ciao mamma. Dille che sto facendo un'intervista.
C'è stato un abuso su un abuso, un caso di maltrattamento verso Pozzo. Perché? Sì, no, me l'ha detto perché lui. Perché gli amici non si dovrebbero trattare male così, perché se c'è un amico non si deve mica picchiare e dirgli le cose brutte, no? Quindi in sostanza, Yuri, chi trova un amico trova un tesoro? No, chi trova un amico trova una persona che non ci litiga mai e non lo tratta male e non lo era. Oggi l'Atletico San Lorenzo ha giocato e qua abbiamo un ex San Lorenzino degli anni 30 che sta praticamente cercando di vendere la casa proprio in questo momento e forse è riuscito a beccare alcuni studenti fuori sede al quale è possibile dare l'affitto a dei prezzi esorbitanti. Vediamo che sta contrattando, come se, forse è col notaio, se ci può lasciare un'unica dichiarazione. Lasciami in pace. Ok, e questa è stata la dichiarazione, perché la pace vuole questo, vuole un affitto importante. San Lorenzino di adozione che lavora, lavora niente poco di meno che al CNR. Da 26 anni. Da 26 anni e ci sa aggiornare su tutto. E al secondo gol ho fatto tifo. Ma com'era San Lorenzo negli anni 80? Beh, aveva più proprietà. E negli anni 90? Io molti colleghi di San Lorenzo si lamentano perché è un po' abbandonato. E negli anni 90? Anni 90... diciamo che è rimasto lo stesso, però... E negli anni 2.0? Non lo so, basta così. Questi sono gli anni più critici, perché forse il quartiere rischia di sparire dentro un lago. Adesso voglio dire una cosa. Sono andato dentro al cinema e c'è una foto in alto a sinistra, ci sono delle signore. Due di quelle sono di Cerreto. Non so se siete mai entrati al cinema. Signora occupati. Adele. Al cinema? Zia Adele e mia zia. Cugina carnale a papà. No, questo è uno scoop. Questo è uno scoop. Conosci zia Adele? Certo. Ho incontrato Sebastiano, non so, a Cerreto. Ma citare Romolo Valli al Teatro Eliseo, che ora è chiuso. Ha fatto bene. Ha fatto bene chi, Romolo Valli, a chiudere il Teatro Eliseo? Beh, ma su! Non c'è più senso. La partita, come è andata la partita? Aspetta, io voglio sapere, come state? Noi stiamo bene, come psicofisicamente stiamo bene. State per me bene. Signora, ma che ne pensa del sindaco Ignazio Marino? E chi lo conosce? Effettivamente non è neanche nostro parente alla lontana. E quindi no. Cosa ce ne può fregare a noi? Nulla.